L'ormone tireostimolante, detto anche tirotropina, è una piccola glicoproteina prodotta dall'ipofisi, o ghiandola pituitaria, nel cervello. L'ormone attiva la funzione tiroidea attraverso il suo recettore specifico, detto appunto recettore della tirotropina. Questo recettore si trova sulla membrana plasmatica in cui sono inserite diverse proteine, tra queste il recettore della tirotropina, un tipico recettore accoppiato a proteine G, composto di un dominio transmembrana e un dominio extracellulare a cui si associa l'ormone. Il recettore, particolarmente abbondante sulle cellule della tiroide, si trova tipicamente in isole proteiche dette RAFT, in cui è presente come omodimero che oscilla tra una conformazione chiusa ed una aperta. La tirotropina circola nel sangue insieme ad altre proteine plasmatiche, tra cui l'albumina e le immunoglobuline. E se incontra delle cellule che esprimono il recettore, vi si può associare ed innescare una risposta. Il recettore della tirotropina è in grado di associarsi all'ormone solo quando si trova nella conformazione aperta. Una volta avvenuta l'interazione, il recettore dimerico si dissocia in due monomeri, ognuno dei quali si può allontanare dal RAFT e diventa così disponibile ad interagire con altre proteine di membrana. Nel nostro laboratorio abbiamo dimostrato la presenza del recettore della tirotropina sui globuli rossi. Anche qui il recettore può legare l'ormone ed essere attivato. Una volta avvenuta la monomerizzazione, può associarsi con altre proteine, in particolare con la pompa sodio-potassio, una proteina ubiquitaria. Questa osservazione rende possibile approfondire studi sul meccanismo di funzionamento molecolare dell'ormone tireostimolante anche in cellule facilmente accessibili e suggerisce una funzione più generale di questa molecola in cellule e tessuti extratiroidei.